direttore generale Mornè ce ne aveva parlato, ci sono delle novità anche in senso sportivo, mi sembra di capire. Come sempre lo sport è all'interno del DNA del marchio, per cui dal motorsport alla strada è sempre molto veloce il passo, e quindi presentiamo la 308 GT. Bene, la famiglia 308 si allarga e si allarga in chiave sportiva con una vettura sportiva ma non radicale, una vettura sportiva pensata per comunque per gli utenti che useranno tutti i giorni questa vettura, anche coloro che fanno molti chilometri. In due motorizzazioni, motori benzina e motore a gasolio. Motore benzina 1.6 turbo da 205 cavalli, già incapitolato Euro 6 con cambio manuale, e un motore 2000 turbo diesel, il blu HD nuovissimo Euro 6 da 180 cavalli abbinato a un cambio automatico, sia nella versione berlina sia nella versione station wagon. Ovviamente la potenza va gestita e 308 GT lo fa perfettamente attraverso dei freni modificati più grandi per gestire appunto la potenza del motore, assetto, handling, tutto è pensato per il piacere di guida, anche attraverso l'elettronica, perché c'è lo Sport Pack, che è un tasto che si può premere sul cruscotto che ti permette di, anzitutto cambia la grafica degli strumenti, diventa tutto molto più rosso, quindi molto più sportivo, molto più diretto lo sterzo, più diretto l'acceleratore, e il sound del motore si amplifica. Il leone perde il pelo ma non il vizio. Ecco la 208 GT 30° anniversario. La 208 GTI 30° anniversario celebra un compleanno importante, che è quello della 205 GTI nata nel 1984, e ne interpreta, grazie a quello che è il contributo importante di Peugeot Sport, quello spirito. Cioè, rispetto alla 208 GTI attuale, una vettura molto più radicale, più estrema possiamo dire, estrema nella potenza, il motore passa a 208 cavalli, sempre incapitolato Euro 6, i cerchi diventano da 18 pollici, si allargano i freni ovviamente da 323 mm per gestire la potenza in più, l'assetto completamente rivisto da Peugeot Sport, più bassa di un centimetro, più larga di 2 cm all'anteriore e di 1,5 cm sul posteriore, un sound migliorato con una marmitta più libera, bene, e poi soprattutto il differenziale autobloccante per gestire molto bene la trazione sulle ruote anteriori. A proposito di pietre miliari dell'automobilismo che ritornano, ecco il comeback di Renault Espace, antesignana delle monovolume all'europea. Pensando ad un'auto per famiglia non può che venire in mente il nome Espace. A Parigi Renault presenta la quarta generazione. Che cosa porta come innovazioni? Beh, Espace è un nome molto importante per noi Renault, abbiamo venduto 1.250.000 Espace dal lancio della prima serie, dunque veramente un'istituzione. Oggi la rinnoviamo completamente e ha un look da crossover, appunto per seguire anche i tempi del mercato. Sì, una sagoma molto più a station wagon, però rimane invariata la versatilità, la funzionalità, giusto? Tanta versatilità all'interno, ma anche tanta innovazione tecnologica, perché abbiamo questa console sospesa nell'aria che si chiama Multisense, perché abbiamo voluto portare molta emozione oltre al lato razionale, una console che è come un chef d'orchestra che controlla tutte le funzioni dell'automobile e che permette anche di personalizzare lo stile di guida della vettura. Per la Régie Renault il Salone di Parigi è anche un'occasione per mostrare come sarà il futuro del marchio, e EOLAB lo mostra abbastanza evidentemente. Un vero futuro tecnologico, questo concept car che presentiamo oggi a Parigi è un concept che raggiunge un litro per 100 km di consumo, dunque è veramente un target estremamente interessante, 22 grammi di CO2. Come ci siamo arrivati? Riducendo il peso di questo veicolo che arriva da un segmento B di 400 kg e utilizzando dei materiali estremamente tecnologici che hanno appunto ridotto il peso della vettura, hanno offerto anche un design estremamente futuristico e hanno raggiunto questi obiettivi molto molto tecnologici. Punta come sempre su creatività e tecnologia Citroën. È il salone dello stile, quello parigino, e in effetti di stile qua ce n'è tanto da Citroën, a cominciare da Cactus. Certo, Cactus è il nostro modello faro in questo momento, è veramente il manifesto di quello che è il nuovo posizionamento di Citroën all'interno del mercato, quindi un posizionamento che prevede per i clienti delle risposte
adeguate al momento, quindi più design, giustamente, come dicevamo, più tecnologia, più comfort e il tutto con un budget controllato. Sempre nel segno dello stile, ma con anche un occhio alla funzionalità, c'è un prototipo qui molto interessante che forse si realizzerà. Sì, al Salone di Parigi presentiamo C1 Urban Ride, che è una personalizzazione, un'evoluzione, diciamo, di C1 in un'ottica un po' diversa, con appunto questo aspetto, questo design da piccolo SUV, un SUV da città, quindi una posizione di 15 mm più alta da terra rispetto alla versione di serie e le protezioni tutto attorno alla carrozzeria, proprio per essere anche più a proprio agio per un utilizzo anche su terreni non asfaltati. Tutti quelli che verranno al salone potranno votare se piace o non piace e nel caso fosse positivo il giudizio potremo decidere di mandarlo in produzione o meno, insomma. Parlando invece di futuro prossimo delle tecnologie creative, Citroën presenta una serie di novità importanti anche dal punto di vista tecnologico. Quando vedremo queste soluzioni sul mercato? Su questo prototipo c'è una tecnologia che sarà disponibile per la clientela nei prossimi 5 anni. L'aerodinamica migliora del 20% rispetto alla Cactus di oggi, che è già un'ottima vettura da questo punto di vista. Ma ci sarà anche un nuovo tipo di motore come l'Hybrid Air, anche se ci vorrà un po' di più, credo. Beh, su questa vettura c'è la tecnologia Hybrid Air, ma non abbiamo ancora deciso nulla su questa tecnologia perché vogliamo condividerla con un altro partner in modo da rendere accessibili i costi alla clientela. Comunque con questa tecnologia Hybrid Air è possibile consumare il 30% in meno. DS gioca ora da fuori classe e promette meraviglie. Divin DS è più di un concept car, è il manifesto di quello che sarà la gamma DS, perché rappresenta quello che è il savoir-faire di DS, la tecnologia, l'ispirazione, il design e il lusso di Parigi, perché è un brand che può mettere veramente in evidenza il lusso di Parigi, visto che è la città della moda e del lusso. Divin DS quindi è una berlina compatta, 4 posti, da 4,21 m con un assetto molto basso perché il punto di guida è di 1,39 m, ha un motore molto potente di 270 cavalli e molta tecnologia, iniziando già dai fari che sono fari al laser e quindi aumentano la luminosità di oltre il 50% dei fari LED. Poi abbiamo ripreso la DS Wings, che è questa calandra che è già presente su delle auto in Cina come la DS5, l'S o la DS6 VR, e quello che è importante e continuiamo a dare un tocco di innovazione. Questa innovazione tecnologica l'abbiamo sul tetto, è un tetto unico al mondo perché abbiamo delle scaglie di serpente che riprendono queste scaglie, questa fisonomia, ma che possono adattarsi a seconda della velocità oraria dell'auto, quindi aumentando quindi quello che è l'aerodinamicità dell'auto, e ricoprono fino il padiglione posteriore. Infatti nel padiglione posteriore troviamo spazio per una telecamera che riprende quindi tutte le fasi importanti della vita nel momento in cui c'è bisogno, come per esempio i parcheggi cittadini. E con Divin DS diamo inizio anche a un ipertipaggio interno, perché abbiamo la possibilità, il cliente avrà la possibilità, diciamo non su Divin DS ma su delle future macchine, di scegliere la personalizzazione con 3 diversi interni. Infatti su Divin DS abbiamo lavorato con la Maison Lesage, che è famosissima per tutto quello che è broderie, quindi per tessuti, ricami. Abbiamo lavorato con un marchio francese molto importante che è Honorat Touvu, che è molto conosciuto nel mondo della moda, e con i cristalli Swarovski per dare ulteriormente il sintomo di lusso e di preziosità tipico del tutto quello che è il mondo di lusso di Parigi.